siamo al Museo Storico dei Bersaglieri, niente meno che nella storica Porta Pia, a due passi dall'ambasciata inglese, dove eravamo venuti per consegnare manualmente la denuncia che abbiamo fatto questa mattina e che voi potete vedere qui. Avvicinati, avvicinati, bravo giovine. Ecco, potete vedere qui, contro la ministra Lorenzin, della quale diremo la nostra opinione quanto prima, anzi in giornata, sicuramente in giornata. Mi fa grande onore di dirlo vicino alla statua di un grande eroe, vero? Un grande eroe, tra l'altro autore dell'inno degli italiani, Goffredo Mameli, morto giovanissimo per la difesa della Repubblica Romana nel 1849, esattamente 6 luglio. Alla battaglia del Giannicolo. No, vabbè, lui non è morto, lui è morto all'ospedale Santo Spirito o in un altro ospedale, qui era stato portato dopo, perché fu ferito durante, dunque in luglio era già finita la questione, perché i francesi sono entrati a quattro. I francesi sono entrati a giugno. Ah, è vero, sono entrati a giugno, è vero. Giugno, è campato un mese dopo. È morto un mese dopo dall'infezione dovuta alla ferita che aveva preso, probabilmente da arma amica. Comunque sia, è morto e c'è poco da fare. Ne abbiamo già parlato altre volte, chi vuole vedere il marmo dove è stato deposto Goffredo Mameli lo trova al Museo Storico dell'Arte Sanitaria presso l'ospedale Santo Spirito di Roma. Anche questo è morto combattendo per la difesa di Roma. Infatti c'è la data 29 giugno 49, vedi, c'è stato tra gli ultimi morti nella difesa di Roma. E qua invece abbiamo anche altri due carabinieri famosi. No, carabinieri, bersaglieri. Bersaglieri famosi. Che fu uno dei caduti, dei 23 caduti della presa di Porta Pia. Questo è il famoso maggiore di cui io più volte ho parlato, hai capito? Che ha fatto la figura del sorcio. Poverino. Allora, qui questo è Enrico Toti. Non moro, Non moro io. Non Enrico muore. Toti. Tutti sanno, tutti quei pochi che conoscono un po' della storia italiana, che morì lanciando la stampella, ma pochi sanno che lui, che era un ferroviere, essendo rimasto senza una gamba, non so se fece il giro d'Italia in bicicletta, capito? E quando ci fu la guerra andò volontario, nessuno lo voleva, e combatté al fronte, fino a che ovviamente ferito a morte lanciò per sommo attacco, per sommo spregio, la stampella, perché andava, poveraccio, era costretto, stava in trincea con la stampella, capito? Nell'agosto del 16. Nato a Roma, non scordiamocelo mai, questo non lo dice mai nessuno. Certo. Non lo dice mai nessuno, è un romano, quindi... Un vero romano di Roma. Un romano veramente dell'impero della Repubblica Romana natura, antica. È natura. Quelli che non mollavano mai. Mai. E ce ne stanno ancora dei romani sì, così, sì. Sì, sì, sì. Però questo qui è un esempio contro la decadenza. E questo invece è un po' meno eroico. E comunque è un personaggio, eh. Ah, questo è morto in Crimea, nel 55, io non lo sapevo. Fondatore del Corpo dei Bersaglieri,
nato a Torino nel 99, morto nel 56, a 56 anni, ma non sapevo che la Marmora era morto lì, era fra quelli del corpo. No, attenzione, bisogna vedere, perché attenzione, i La Marmora sono più di uno. Allora, la Marmora, il Marmora sopravvissuto, ebbe pure, fece anche carriera nell'esercito italiano, ho l'impressione. Guarda, che... lui è lui. Sì, sì, quello è lì. È la Marmora. Vedi, quello è la Marmora, però il fratello poteva essere somigliato. Non sapevo che fosse morto in Crimea. È lui, è la Marmora. Tant'è vero che, vedi, Alessandro Ferrero, un nome eh beh, era nobile, non diventavi generale se non eri nobile. Certo. Bene, abbiamo fatto un breve excursus, sì. Ci siamo detti il necessario, seguitiamo poi successivamente. Esattamente, fai una piccolissima ripresa dell'ambasciata inglese in modo tale che i nostri amici vedano. Grazie. Che noi abbiamo fatto... Ecco, qua di fronte l'ambasciata inglese. Grazie, arrivederci. Alla prossima.